che devono onorare, che devono avere tutti, quindi anche la Roma, che prevede, perché la legge parla chiaro, non è che Pallotta non può cacciare i soldi, probabilmente forse non li vuole manco cacciare, però Pallotta non può cacciare i soldi, perché tu il buco che formi durante l'anno lo devi coprire con i soldi tuoi. Allora, fin tanto che tu non hai uno stadio di proprietà, quindi non hai altro tipo di entrate tue, lo devi fare vendendo purtroppo un giocatore l'anno, quello che ha più mercato. L'altro anno sei stato un po' più fortunato perché ti hanno chiesto Romagnoli e Bertolacci, che non hanno fatto manco un minuto con la Roma, però al momento che ti sei venduti sembravano i futuri palloni d'oro. Quest'anno devi cercare una mossa alternativa e cercare di vendere, se proprio devi, o quello con più mercato, oppure più giocatori che non hanno mercato. In questo Sabatini è abbastanza bravo a vendere, si spera che arrivi a una cifra che possa coprire quel buco per onorare la legge sul fair play finanziario. Oh, ti posso dire una cosa, scusami, sì, proprio su questo argomento, perché c'è una notizia nell'incontro Sabatini-Spalletti in cui sembrerebbe uscito fuori che perché su Pjanic, diciamo, ci sia muro completo, diciamo, che non si voglia far andare via il giocatore bosniaco, che l'unico modo per farlo andare via sarebbe pagare la clausola. Quindi diciamo un po' in controtendenza con quanto si era detto nei giorni precedenti, insomma, il giocatore più cedibile, no? Tra i pezzi da 90. E questo, come dire, questo fa pensare in qualche modo, da una parte bene, perché se non cedono Pjanic non vedo quale altro giocatore, come dire, così forte potrebbero cedere. Da quell'altra un po' ho paura, come dire, no? Nel senso che gli altri, parliamo di Nainggolan e Manolas di base. Oppure evidentemente hanno trovato delle vie alternative. Io, come dire, sì, perché adesso abbiamo un sacco di giocatori, abbiamo Sanabria che ha mercato in Spagna, gli Aich, Dumbia, però ecco, se Sabatini riuscisse in questa impresa, come dire, sarebbe ancora una volta la conferma che ha del talento, che io ho sempre, Sabatini come professionista l'ho sempre difeso su questo, sa creare mercato, sa vendere molto bene. E anche vendere lui ha sempre venduto bene fin dal primo anno, certo, perché eventuali danni lui poi li ha fatti, più che altro, come dicevamo l'altra volta, per seguire più dei pallini suoi, no? Sì, certo. Poi sai, il primo anno di Luis Enrique, poi dopo un po' tra quelli che ha chiesto lui, un po' tra quelli che ha portato lui, poi con Zeman pure, perché Zeman si sa, lavora anche con le quinte, con le sette scelte, cioè gli va bene Piris, per cui ok. Con Garcia pure, insomma, non mi è sembrato che avesse tutto questo polso, specie sul finire della sua avventura. Con Spalletti non funziona così, perché Spalletti, insomma, certo, è uno che è venuto qua per vincere, e che già all'epoca, quando fu dato via Mancini, e poi non arrivò a Mutu, perché insomma poi la Fiorentina a un certo punto si era messa a fare il gioco delle tre carte, volarono delle storie a Trigoria, quindi mi auguro che questa occasione, se dovesse succedere che Spalletti non venga accontentato dal DS o insomma nelle richieste che ha, faccia volare qualche sedia a Trigoria pure quest'anno. Sì, è un giocatore un allenatore che sicuramente, come dire, fa ferme le sue posizioni. Garcia si accontentava che Sabatini gli prendesse i giocatori che voleva lui e basta, e poi poteva fare quello. Poi però non gli faceva giocare, perché voglio dire, ci siamo sempre là, Usciana, Paredes, quanti minuti hanno giocato, gli diceva sì, prendi, ma tanto io ti faccio giocare. A proposito di Usciana e di Turchia, di Fenerbahce, si parla anche di una, diciamo, la cosa che si sta cercando di più forse è la cessione di Dzeko, in qualche modo, che ormai sembra essere una realtà, e forse proprio tramite la cessione di Dzeko si potrebbe evitare di Dzeko e anche di altri, potrebbe evitare di cedere l'organico importante della squadra. E si parla del Fenerbahce, per ripetere l'esperimento Van Persie, un po' pure quello che è stato l'esperimento Gomez, Mario Gomez al Besiktas, quello che è stato Drogba, al Galatasaray, insomma questi giocatori che vanno in un campionato dove ancora possono esprimere molto. Allora io ti chiedo,
preferiresti una cessione di Dzeko per una cifra intorno ai 13 milioni o magari farlo giocare un anno al Fenerbahce, vedere come va per poi avere più mercato? Cioè un anno in prestito praticamente. Allora io penso, intanto lui si è fatto male, però ho letto da qualche sì, parte. Sì, si è fatto male, sì, sì. Quindi voglio 50 dire, giorni. Se c'era una speranza che si potesse rivalorizzare con l'Europeo, adesso... Sa andato, la Per quanto io gli posso voler bene al giocatore, lui quest'anno ha fallito, l'abbiamo detto tante volte. Ma non tanto perché uno dice a me che Gomez si è mangiato con Real Madrid, con Atalanta, perché lui non ci ha avuto la cattiveria dell'attaccante, quella era necessaria. Poi il guaio del Dzeko è uno solo, e quindi quando arriva là davanti ci pensa. Ci pensa troppo. Cioè, il gol che si è mangiato con Real Madrid è proprio, io lo ritengo, non il più grave, ma quello che ti fa capire in qualche modo il limite che ha avuto lì quest'anno. Perché tu arrivi davanti al portiere, ti porti la palla sul sinistro, cioè pensi a quello che devi fare, tempo al portiere, devi farlo uscire dalla porta, così o te para il pallone o tiri fuori. Un attaccante quello non lo deve mai fare. Assolutamente. Assolutamente. Detto questo, se il giocatore deve andare, visto che c'ha pure quasi 30 anni, preferisco che vada via subito, non aspettare che si rivalorizzi per poi riprenderlo a Roma tra un anno o due. Cioè, questo c'ha 30 anni, quindi se si deve cedere, se deve cedere subito. Cioè, perché certo, a quelle cifre chi ti grida più, soprattutto se poi dopo lui ripete la stagione che ha fatto. Senti, ti faccio un'ultima domanda invece sulla finale di Champions League, che non abbiamo ancora parlato. Conosco quali sono le tue simpatie calcistiche. No, all'estero, sì, dire, sono... però no, non è per quello, perché poi dopo onore e rispetto all'Atletico Madrid, al cammino che ha fatto Simeone. Poi però a me non piace che poi tutto venga estremizzato, perché prima di tutto Simone non allena il Chievo, certo. Simone allena l'Atletico Madrid, che è una realtà, no, non è chiaramente il Barcellona, reale, certo, è, però. Cioè, però comunque lui allena l'Atletico Madrid, no? Se in più sei uno dei più bravi allenatori al mondo a non far giocare l'avversario, perché Simeone secondo me è uno che di tattica ci capisce e come, ma soprattutto per non farti giocare, perché conosce giustamente il calcio, perché l'ha giocato e allena, tu sarai un ottimo allenatore e arriverai quasi sempre fino in fondo, ma in Europa per vincere devi proporre il gioco, e lui non l'ha proposto. Sì. Ci ha eliminato il Bayern Monaco, sì, intanto c'è un gol in fuorigioco di Griezmann nella semifinale di ritorno, perché sennò lui si ferma là, cammino comunque rispettabilissimo e tutto quanto. Però al di là delle antipatie personali, perché voglio dire, questo ha giocato nella Lazio, più che altro, ma non tanto per quello, il famoso gesto che fece, visto che loro sono corretti, educati, conoscono il Galateo, il Firavaccio e quello che gli pare a loro. Io ti dico che lui non è un allenatore che propone gioco, cosa fondamentale per vincere in Europa. In Europa ci vuole di più. Sì, ci vuole. No, ma lui, guarda, io ho grande rispetto pure per tu dici contro il Bayern Monaco, comunque è riuscito a eliminare il Barcellona e il Bayern Monaco, che rispetto al Real Madrid, che invece ha avuto un percorso molto più travagliato e anche più facile, paradossalmente, sicuramente secondo me se la meritava di più, proprio vedendo la storia del calcio, ecco. Il dio del calcio forse doveva essere più clemente con lui, come dire. Io, guarda, il dio del calcio, cioè, se noi che siamo della Roma, io lo invocherei più per la Roma il dio del calcio certe volte che per gli altri. Il dio del calcio con noi si diverte, diciamo. Si diverte parecchio. Però ti dico che poi sostanzialmente è proprio questa, se vogliamo trovare una pecca all'allenatore Simeone, è che sì, è bello la favoletta della squadra piccola che vince e tutto quanto, però io in partita poi dopo c'è stato un periodo dove l'Atletico la poteva pure vincere, sono sincero,
all'inizio del primo tempo supplementare, però là Real Madrid ha dimostrato che non a caso ha vinto 11 Champions League, perché ha saputo soffrire, ripartire, non subire più di tanto l'iniziativa dell'Atletico, che per quel lasso di partita c'è stata, però sostanzialmente secondo me Real l'ha meritato, perché comunque per buoni 60-70 minuti su 90, prima che prendesse il gol di Carrasco, aveva in pugno la gara. Poi dopo sì, c'è stata anche la parentesi del calcio di rigore che Griezmann ha fallito, e non proprio così limpidissimo come rigore secondo me, se non andiamo a vedere. Però va pure detto che loro hanno segnato un gol in fuorigioco con Sergio Ramos, quello per onestà va detto. Sì, però sostanzialmente, sì, ecco, secondo me il Real ha giocato meglio. Vabbè, quindi una finale che insomma si è meritato. Senti, io ti sì, poi voglio dire, i pareri sono tanti, rispettabilissimi, però, no, però certo, non fossero, certo, ecco, sì, inficiati dalla simpatia e dall'antipatia che no, vabbè, certo, certo. No, io perché ovviamente ti seguo su Facebook, quindi vedo che insomma verso, soprattutto verso il Ciolo, non tanto verso la squadra, ma no, verso no, il Ciolo, ma per carità, non ma è proprio la dire, persona con cui vorresti stare a cena una, sì, una sera per parlare di calcio, magari preferiresti qualcun altro. E io devo fare un'ultima domanda, visto che ricordavamo prima il 30 maggio, no, ricorre la scomparsa di Agostino, tutta bella roba stasera, di Vesè, di Bartolomei, e quindi ti volevo chiedere se tu hai un ricordo, magari quando non giocavano più alla Roma, però sai un ricordo di questo giocatore, insomma. Guarda, io ti dico la verità, io ho cominciato a seguire bene bene la Roma quando avevo 10 anni, quindi dopo i mondiali del 90. E, quindi era, subito dopo, insomma, no, subito dopo il suo ritiro. Però chiaramente vedendo i filmati, tutto quanto, tutto quello che ha fatto per la Roma, è stato anche lui un grande giocatore, un grande capitano, a suo tempo anche criticato, perché questa piazza non perdona niente a nessuno, sì, perché io questo me lo ricordo, perché lui andò a giocare a Milano praticamente, insomma questa cosa gli è stata rimproverata. Poi però sai che succede, come nella vita spesso, anche se esuliamo dal calcio, quando uno purtroppo muore o si toglie la vita, poi diventa bravo, no? Sì. Allora poi dopo tante cose, tanti pareri di queste persone che lo hanno all'epoca aspramente criticato sono cambiati. Io questo invece me lo ricordo benissimo. Sì, però sì, comunque sia, grandissimo rispetto per lui, per la storia che ha fatto e per quello che ha dato alla Roma. Quello è sicuramente un giorno triste per noi tifosi della Roma, il 30 maggio, per più di un motivo, ma anche per questo, perché insomma poi dopo voglio dire, Roma ha pianto un suo figlio, c'è poco da fare. Certamente, certamente. E come cantava Venditti, se ci fosse attenzione verso il campione forse saresti qui, no? Quello che dicevi prima tu, che è un ambiente sempre precipitoso, sempre, come dire, che non perdona niente, e quella volta commise l'errore più grave, cioè portò forse anche in parte, non del tutto, però insomma, alla depressione in parte di un grande campione, di un grande, ragazzi, campione che poi si è pianto. Non ha mai avuto pietà per nessuno, e io temo per l'addio di Francesco Totti, perché tanto ci stanno i detrattori suoi, che ci sono sempre stati, perché i detrattori è da quando per lui c'ha 28 anni che dicono che è finito, cioè sì, c'è poco da fare. Sì, sì. Io temo veramente per l'addio, perché comunque c'è anche l'addio di Giuseppe Giannini, anche come è stato trattato appunto Francesco Totti, cioè questa piazza non si lascia bene con nessuno. Sì. O devi essere un giocatore, ecco, come Benatia, che ha fatto credere a tutti quanti, visto che la Roma è stata cattiva con lui, così si dice, così faceva comodo, crede, no? Certo. Che fai vedere che la società ti ha cacciato via, quando comunque quello è l'unico caso in dove si scorda che il Bayern Monaco gli dava 4 volte tanto quello che gli dava a Roma. Però poi dopo si esce in Twitter dove lui dice forza Roma, diciamo voi di Benatia, vuoi tornare a Roma, questo è l'ambiente della Roma. Sì.
Questo è stato l'ambiente da Roma da sempre, che secondo me ha influito su molte vittorie che non sono arrivate, non dico in gran parte, però qualche vittoria sì. Che